Non esistono metodi per natural e metodi per enhanced, ossia dopati, che poi ogni volta che dico enhanced dice oh no, perché adesso non si chiamano dopati, dopati come c***o parla, non ci offendiamo. Non esistono questi due metodi, queste due scuole, questa è una leggenda metropolitana che nasce in realtà per fini di marketing e che si basa soprattutto su un c***o, nulla, mi spiace, non si basa su niente. In questo video cercheremo di fare chiarezza in merito, partendo da un'assunzione logica. So che la logica insomma non è di casa per molti, però questo è. Se io affermo che esiste un metodo per i natural e un metodo per gli enhanced, devo dimostrare fondamentalmente due cose. La prima è che esiste un metodo per i natural, cioè un metodo specifico che i natural devono seguire, e la seconda è che questo metodo, se seguito da un atleta enhanced, porta a un peggioramento dei risultati, cioè gli enhanced non possono trarre vantaggio da un metodo per i natural. Questo è il concetto di esiste un metodo per i natural, insomma, hai capito? Questo video in realtà utilizza questo escamotage di questa differenziazione di metodi natural enhanced per evidenziare quelle che sono le differenze tra il mondo natural e enhanced e quello che possiamo prendere da tutti quanti, perché alla base il concetto è che se vogliamo crescere, vogliamo imparare, vogliamo capire come ottimizzare quelli che sono i nostri risultati, ci conviene prendere spunto da chiunque, non fare questa discriminazione e separazione molto ottusa del quello è una persona enhanced o lavora con enhanced, quindi non ha niente da insegnarmi. È molto stupido, vedremo perché. Per iniziare però, per supportare il nostro canale in generale, a voi basta semplicemente un click che ci dà una mano importantissimo. Il click lo fate qua sotto da qualche parte, qua sul pulsante iscriviti. Iscrivendovi non soltanto non vi perdete i prossimi video, e ne stiamo preventivando veramente veramente tanti, ma soprattutto ci date una mano incredibile nel supportarci, quindi è soltanto un click, cioè nel senso, no? Spolliccia! Primo punto, quindi dimostrare che esiste un metodo per i natural. Il punto è che non esiste un metodo per i natural, non c'è niente del genere. Questo per diverse ragioni. La prima, quello che normalmente si cerca di far passare come concetto, e questo è un trucco in realtà abbastanza cheap, è che tutta la letteratura scientifica, tutte le scoperte, tutto quello che è il bodybuilding moderno, no? Anche l'approccio evidence-based, allora è un qualcosa relegato ai natural, mentre invece gli atleti enhanced si allenano alla c***o, fanno un sacco di errori, citano, cioè qualsiasi errore possibile, immaginabile, quello lo fanno gli enhanced, invece i natural si allenano bene. Questa è un po' la bipartizione che viene fatta, e quindi si dice questo è il metodo per i natural, questo è il metodo per l'enhanced. E questo capiamo bene che è un trucco molto cheap, a partire dal fatto che i principali atleti, tecnici e divulgatori del campo del bodybuilding che portano novità nel bodybuilding moderno sono enhanced o hanno a che fare con atleti enhanced. Per esempio Mike Isretel è la persona che fondamentalmente ha divulgato, volgarizzato, insomma, diffuso a livello internazionale il metodo del RIR, no? Il metodo in buffer. Isretel è enhanced come atleta, così come la maggior parte dei suoi collaboratori, e ha a che fare, collabora e lavora con atleti enhanced, anche a livello di atleti Olympian, con cui fa video, con cui ha confronti, eccetera eccetera. Lane Norton, altra icona del bodybuilding natural, col suo metodo del PAT, no? Power Hypertrophy Adaptive Training. Peccato che se parlate e vedete degli articoli vecchi di Filippo Massaroni, fondamentalmente la stessa solfa, non che Norton abbia copiato, però i principi sono stati già introdotti da Filippo Massaroni all'epoca. Il metodo Hatfield, altra icona del bodybuilding natural, Hatfield insomma, no, 400 kg di squat, sta a capì. Insomma, tutto quello che è alla base del natural bodybuilding in realtà nasce nell'ambiente del bodybuilding generale enhanced. Ma parlando di Sretel, di Hatfield, di Norton, peraltro si evidenzia un altro punto, che non esiste un metodo, cioè alla base di quello che si utilizza nel natural bodybuilding moderno in realtà ci sono delle logiche, delle lesioni, ci sono delle modulazioni di variabili, di parametri, che sono quelli che ho raccolto in questo, nel primo volume di culturismo. Qua è uscito anche il secondo, che racchiude tutti i metodi. Ecco, alla base ci sono delle logiche, quindi è anche difficile parlare di metodo, perché non è che tutti i natural seguono un metodo. Quindi già solo per questo punto parlare del metodo per i natural e il metodo per gli enhanced non ha senso. Arriviamo poi al secondo punto. Facciamo che invece di parlare di metodo parliamo dei principi, ok? I principi che conosciamo oggi nel bodybuilding moderno e stanno alla base dell'ipertrofia. Facciamo conto che siamo tutti d'accordo sui principi, anche là ci sono dei piccoli disaccordi, dei dissapori, però facciamo conto che il grosso è abbastanza pacifico in letteratura. Poi che i tempi di recupero ottimali siano 60 secondi, 90, 120, e si debba tenere una ripetizione in buffer o meno, e devi arrivare fino a 12 ripetizioni, 15, insomma, sappiamo generalmente come funziona l'ipertrofia e sappiamo quelli che sono i principi di base. La domanda generale è: ma seguire questi principi comporta un vantaggio anche per un atleta enhanced? E per capirlo dobbiamo cercare di capire quelli che sono i vantaggi degli atleti enhanced, cioè qual è il vantaggio che la chimica ti porta. Da una parte c'è logicamente un recupero accelerato, cioè si recupera più velocemente a parità di quello che faccio in sala, ma il problema di base è che un enhanced non fa le stesse cose in sala di un atleta natural, nel senso che, arriviamo al secondo vantaggio, generalmente l'atleta enhanced ha più
forza, cioè più capacità di esprimere forza. Quindi a parità di tutto il resto, l'enhanced riesce a esprimere più forza e questo già controbilancia il recupero, perché se è vero che recupererei lo stesso facendo le stesse cose, è anche vero che non faccio le stesse cose, perché se ho una serie da 8, per dire, sull'hack squat, caricherò molto di più. Ma c'è un terzo vantaggio, una maggiore capacità di esprimere effort, ma, qua arriviamo al punto, a parità di cose, ceteris paribus. E di nuovo torniamo al discorso che se anche è vero che sono in grado di esprimere più effort, è anche vero che non utilizzerò gli stessi carichi per le stesse ripetizioni. Quindi è vero che con 200 kg di pressa sono in grado di esprimere più effort, ma è anche vero che non caricherò 200 kg di pressa per le 8 ripetizioni, ne caricherò probabilmente 400, 500, 600. Quindi l'impatto del carico è importante a livello neurale, tutti quelli che sono i sistemi di fatica vengono accentuati già dalla prima ripetizione e quindi questo controbilancia anche la mia capacità di esprimere effort. Insomma, se stiamo a sentire gli atleti natural che non hanno mai sperimentato i pads, è facile basarsi sulla carta. Sembra che utilizzare anabolizzanti ti renda un superuomo, cioè riesci a caricare di più, a spingere di più e oltretutto recuperi pure prima delle sessioni. Per cui a ogni sessione puoi fare tutto quanto al massimo, vai al massimo, insomma sei super, non so, scegli tu il supereroe Marvel, dici guarda c'ho quanti pop c'ho qua dietro, scegliene uno, sei uno di quelli. Ma non è così. In realtà le cose si controbilanciano al punto che in realtà, da quella che è la mia esperienza, condivisa poi da tantissimi soggetti, tantissimi atleti, con l'utilizzo di pads il recupero diminuisce, perché ogni serie pesa così tanto a livello di effort, a livello di impatto sulla fatica, che non importa la spinta anabolica che hai, le tempistiche di recupero sono spesso molto più lunghe rispetto a quelle di un atleta natural. Questo vale anche per l'effort, considerando i carichi che si hanno sui compound, è più difficile tenere un alto effort, è più difficile tenere un alto volume. Però qua entra un'altra componente a gamba tesa su tutto questo discorso, sia che io ti sto parlando per la mia esperienza, quella sui singoli atleti, ma l'esperienza del singolo atleta che passa da natural ad enhanced. In realtà il grosso è fatto dalla soggettività, dall'interindividualità, dalla genetica. Cioè un atleta enhanced spesso carica anche meno di un atleta natural. Guardiamo i carichi che fanno Keith West e AJ Morris, che c'ho in palestra da me, no? Te ne prendo due che c'ho in palestra, e senza andare a vedere il top a livello internazionale, caricano più probabilmente di tutti gli atleti enhanced che seguono su molti compound, caricano più di me. E quindi come fai a dire gli steroidi ti danno più forza? Sì, mi danno più forza rispetto al me natural, ma poi c'è una componente genetica individuale. Stesso per quanto riguarda la capacità di esprimere effort o anche il recupero. Immaginiamo un atleta natural che sta tranquillo, ha una vita tendenzialmente tranquilla, ha un'attività del sistema nervoso autonomo che non è troppo simpatica, non c'è una forte spinta in simpatico di suo, troppo adrenalinico. Ecco, recupererà molto meglio rispetto a un atleta che ha una forte spinta in simpatico, che ha una vita stressata. Si chiamano i soggetti che hanno una tendenza simpatizzante, no? Quindi questa spinta in simpatico è sempre a 1000, no? Quelle persone che stanno sempre a 2000. Buttiamoci poi un'altra componente, che dire enhanced e natural, dire tutto e dire niente, perché poi enhanced bisogna vedere. Un soggetto che utilizza una lieve sovrafisiologica di testosterone sarà diverso da un soggetto che ha dosaggi da Olympian, e in questo senso è molto più vicino come risposta a un atleta natural e magari anche inferiore rispetto a un atleta natural portato, o ancora un atleta natural che ha una produzione di testosterone tendenzialmente elevata, una mappatura recettoriale molto favorevole a livello muscolare, avrà dei chiari vantaggi rispetto a una persona che ha una mappatura recettoriale una distruzione, un deserto a livello muscolare, non ci sono recettori, non ci stanno tutti nelle zone più sbagliate, e sono quelli che poi iniziano a doparsi. L'unico motivo per cui dici sei dopato è che hanno dei side allucinanti. Quindi anche là fare delle diversificazioni è un discorso molto molto superficiale. Quello che però sappiamo, e torniamo al primo punto, è che non si può parlare quindi di metodo in generale, ma di principi. Quindi noi abbiamo dei principi alla base del creare ipertrofia, che sono delle regole generali che valgono sia se un atleta è natural che enhanced. Poi chiaramente un atleta che utilizza degli anabolizzanti avrà dei vantaggi, ma questi vantaggi non lo portano a escludere i principi fisiologici di adattamento all'ipertrofia. Per questo dico, non esiste il metodo per il natural e i metodi per l'enhanced. È chiaro che ci sono delle differenze, è sacrosanto, è logico, abbiamo una chiara visione dell'ovvio, come diceva l'amico Sherlock Holmes. Robert Downey Jr., se lo dice lui, ci crediamo. Ma per questo non possiamo dire che se ci sono dei principi che ci portano a ottimizzare, quindi sempre di modulazione, di feedback dell'atleta, allora sono principi che l'atleta enhanced non deve utilizzare, perché lo porterebbero a peggiorare. Anche l'atleta enhanced trarrà dei benefici dagli stessi principi, quindi il metodo, tra virgolette, l'approccio, dovrebbe essere lo stesso. Allora, piccola bottom line sul perché si dice che i metodi sono diversi. Beh, la ragione, ragazzi, è puramente di marketing. Perché questo? Perché fondamentalmente il discorso di base è che si vuole escludere tutta una fetta di persone dicendo
dicendo che se il preparatore ha a che fare col doping o utilizza lui stesso degli anabolizzanti, allora a priori lui non capisce niente, perché non segue quelle che sono delle regole generali che conosciamo soltanto noi natural. Questa è un po' la storiella che viene raccontata, in modo da escludere una fetta di mercato dalla competizione. E a supporto di quest'idea, quello che si dice che cos'è? Che il dopato cresce comunque, il dopato non deve periodizzare, il dopato non deve necessariamente caricare tanto, non deve necessariamente seguire queste regole, perché ha di per sé un aiuto e una spinta anabolica che lo fa crescere. E questo ancora è vero, ma è un costrutto che, anche se non fa una piega, comporta una visione falsata e, lasciatemelo dire, è un trucco molto cheap per cercare di vincere queste argomentazioni. È un po' come dire: io sto in una 500, accanto c'è una persona che sta in una Formula 1. Questa persona, non importa quanto è bravo a accelerare e a cambiare marcia, comunque prende 0 a 100 in pochissimi secondi. E questo assolutamente è vero, ma è vero che su una Formula 1 non ci mettono il primo coglione scappato di casa. Perché? Perché quella Formula 1 gareggerà in un circuito di Formula 1. E è anche abbastanza logico che, dal momento che sia la 500 che la Formula 1 sono esposte alle stesse leggi universali dell'universo, allora il fatto di avere un pilota super bravo porta sì vantaggio nella 500, porterà un vantaggio anche nella Formula 1. Quindi, in soldoni, non è che se guidi una Formula 1 automaticamente non capisci niente, perché è una macchina facile con cui accelerare. Anzi, se permettete, è molto più complesso, come anche molto più complesso portare in condizione un atleta Olimpia, perché finché si tratta di ricaricare un atleta che pesa 70-80 kg in gara, sono tutti bravi. Vai a ricaricare e riempire senza traboccare uno che te ne fa 130, è un altro paio di maniche. Quindi il discorso di base qual è? Non ci deve essere una diatriba, non ci deve essere una faida tra natural e enhanced. Io vivo in UK, qua si allenano tutti con lo stesso spirito, seguiamo tutti gli stessi principi e soprattutto prendiamo tutti spunti da tutti. Questo è un discorso importante, perché se tu automaticamente escludi alcune persone solo per il fatto che stanno nell'ambiente enhanced, allora ti stai privando di tanti spunti interessanti che, comunque, mi spiace dirtelo, ti arriveranno per vie traverse, perché tanto tutto da là parte. Quindi questo atteggiamento dell'escludere alcuni principi solo perché provengono da un certo ambiente è da ignoranti. È proprio ignoranza, maleeducazione, stupidità, coglionaggio, come vuoi chiamare, non vuoi chiamare, non sei una brava persona. Cerchiamo quindi di evitare queste sterili faide, viviamo il bodybuilding tutto insieme e cerchiamo di prendere ogni spunto e di crescere tutti quanti.